Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori del canale 11 di Teleradio Gubbio. Questo è Sport Incontri del venerdì e ospitiamo degli atleti molto importanti, atleti azzurri umbri che appunto fanno parte delle varie nazionali di tiro con l'arco. Grazie al presidente Franco Senzi che si è adoperato per radunarli tutti insieme, e questo ovviamente ci fa piacere, penso faccia piacere agli sportivi, soprattutto a coloro che praticano il tiro con l'arco, e questo è anche un altro piccolo tassello che abbiamo voluto mettere nelle nostre trasmissioni, che è quello di poter nel tempo raggiungere un po' tutte le discipline sportive, anche se sono parecchie, anche se non, quindi non è facile, anche perché parecchie discipline ci pressano spesso anche con le loro tante iniziative. Non parlo tanto del calcio, del basket o della pallavolo, ma come noi seguiamo soprattutto nel periodo primavera, estate, autunno, discipline come, che vanno per la maggiore, come il tennis, l'atletica leggera, il nuoto, il ciclismo, ma anche il tiro con l'arco, perché poi adesso con il presidente Senzi faremo anche una carrellata di quelle che sono ovviamente le iniziative, le gare, quello che è il mondo del tiro con l'arco, perché è uno tanto di quelle discipline sportive, di quei mondi che riscopriamo puntualmente ogni 4 anni, visto che abbiamo anche degli arcieri molto molto importanti che hanno ottenuto medaglie alle Olimpiadi, magari qualche volta in un campionato del mondo, molto meno in un campionato italiano purtroppo, e quindi il tiro con l'arco subisce un po' questa mancanza di esposizione nell'ambito mediatico. Prima di iniziare a presentarveli voglio ricordarvi che Sport e Incontri va in onda tutte le sere dalle 23 alle 24, parentesi giovedì e sabato, lunedì e giovedì, qualche volta anche alle 22.30 sul canale 11 di Teleradio Gubbio. Il giorno successivo alle 12.30, sempre canale 11, c'è la replica, e alle 18.15, sempre nel giorno successivo, la replica sul canale 111. Durante la messa in onda funziona uno streaming, indirizzo mail è www.trgmedia.it. Sullo stesso indirizzo potete ritrovare, qualora venerdì prossimo qualcuno di noi non vede la trasmissione, questo non l'ammettiamo, poi ce lo facciamo dire dal presidente se non
ci avete seguito, potete comunque con l'indirizzo www.trgmedia.it ritrovarvi sul link Sport e Incontri, e di lì potete rivedere anche la puntata appunto che realizzavo stasera. Allora, l'ho nominato Franco Sensi, che è il presidente regionale della Fitarco. Vicino a lui Francesco Sparnacini, atleta dell'Augusta Perusia. Quindi Giovanni Abbati, stessa società Augusta Perusia. Francesca Micheli, Augusta Perusia. Poi Laura Baldelli, ancora Augusta Perusia. Adesso cambiamo società e andiamo a Gubbio, Chiara Benedetti, Arcieri e Ugubini. Quindi Matteo Seghetta, Arcieri Barbacane, società di Città della Pieve. E chiudiamo in fondo, abbiamo messo in fondo ma non perché è meno importante, che è Giulia Rossi, Arcieri Tirus, e che viene da Terni. Presidente, allora hai il microfono. Sei riuscito a portare 7 atleti di primissimo piano che stanno tutti in nazionale, e quindi questo è anche un po', avere 7 atleti in nazionale non è, è anche un po' un fiore all'occhiello per voi come Fitarco Umbria, no? Certo, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito e per la visibilità che date al tiro con l'arco. Vorrei aggiungere a questi nomi, purtroppo è malato, Matteo Santi degli Arcieri Città di Terni, anche lui facente parte dei atleti umbri che fanno parte dei gruppi nazionali. Quindi questa sera io sono felicissimo di poter di aver portato in questa trasmissione il fiore all'occhiello del tiro con l'arco umbro. È un'espressione di tutto il movimento arcieristico umbro. Se riusciamo a fornire ben 8 elementi alla nazionale nel suo complesso, chiaramente questi ragazzi, c'è chi già ha fatto esperienza, già chi ha vinto medaglie, c'è chi è alle prime armi, sta entrando adesso come il primo anno che sta in nazionale, c'è chi è entrato, poi è uscito, poi rientra. Chiaramente non è facile mantenersi a questi livelli, quindi l'impegno per raggiungere questi livelli, oltre alla bravura, i propri tecnici che li seguono, ma una grossa determinazione anche da parte loro, perché chiaramente la concorrenza, come su tutti i sport, è altissima, e quindi per noi in Umbria, con dei numeri del tiro con l'arco abbastanza limitati rispetto a altre regioni, avere questa espressione di arcieri che fanno parte dei gruppi nazionali non può far che piacere sia al presidente regionale, ma chiaramente a tutte le società umbre. Quindi però in questa serata vorrei lasciare molto più spazio a loro, in modo che possano anche esprimere quello che è la loro soddisfazione a far parte di questi gruppi, quello che hanno in previsione magari in futuro, e quello che magari altri atleti come Laura Baldelli o Chiara Benedetti, quello che hanno già vinto. Ecco, difatti, per esempio Laura Baldelli non mi è nome nuovo, perché qualche volta ho anche scritto il suo nome su qualche articolo della Nazione, il giornale per il quale scrivo di sport, chiamiamolo così, vari. Questa denominazione dei sport vari, insomma, non è tanto felice, ma viene ancora utilizzata stranamente. Però invece parliamo di sport, e qui parliamo proprio, come diceva il presidente Franco Sensi, di sport ad alto livello. Siccome che non si arriva in nazionale per caso, io credo che il percorso, e qui magari e poi iniziamo a parlare con i ragazzi, il percorso, che sia tiro con l'arco, che sia il tiro con la carabina, che sia l'atletica leggera, che sia anche il calcio, credo che un atleta, per arrivare a certi livelli, poi lo sentiremo da loro, il percorso per arrivare in nazionale non dovrebbe essere molto diverso l'uno dall'altro, no? La diversità sta nella, appunto, nel fatto che c'è il professionismo, tra virgolette, c'è il professionismo, ne guadagnano
un sacco di soldi, questa è forse la diversità, ma sul piano dell'impegno, dell'agonismo e della preparazione, io penso che uno che arriva in nazionale in qualsiasi sport, dimmi se sbaglio, presidente Sensi, no, faccia un po' le stesse cose. Allora, innanzitutto, se vogliamo fare l'elenco, non sono professionisti, perché chiaramente non recepiscono, certo, quello ho detto, denaro, professionisti, ma hanno, tra virgolette, hanno l'impegno che ha un professionista, e quindi il loro cammino, innanzitutto una grande passione da parte loro nel tiro con l'arco. Subito dopo serve un tecnico, una società che li segua, e tutto questo va coronato con, specialmente quando sono giovani, con i genitori che riescono a avere la pazienza e il tempo di poterli portare da una gara all'altra, oltre che un discorso economico. Quindi genitori in primis che spingono i ragazzi e li aiutano in tutti i modi. Un tecnico, i tecnici regionali della regione distribuiti nelle varie società, una grande passione da parte loro nel tirare con l'arco, poi chiaramente tutte queste cose vengono alimentate dai risultati. Più si riesce a essere bravi e ottenere risultati, più il fuoco è vivo. E più il fuoco è vivo. Chiaramente, è vero. Chiaramente, scusate, prego. Chiaramente tutto questo non è sempre facile. Il fuoco a volte si spegne, bisogna riaccenderlo, e quindi è qui la parte più difficile dello sport, diciamo. Allora, andiamo da Francesco Spallacini, che è vicino al precedente, quindi lo intervistiamo per primo. Ecco, io vorrei intanto farvi conoscere questi ragazzi attraverso anche una piccola scheda personale, no? Francesco, tu sei studente ancora oppure? No, ho finito l'anno scorso. Finito? Ho fatto il liceo scientifico l'anno scorso e ho finito. Finito con il liceo scientifico? Sì, ho in mente di fare l'università, per adesso però mi sto dedicando un attimo a questo, poi comunque sì, credo comunque un percorso universitario che ci sia. Augusta Perugia, quindi tu sei un atleta perugino probabilmente. Sì, sono perugino adottato, vengo da Terni comunque. Vieni da Terni, però ti sei trasferito a Perugia, e chiaramente la società Augusta Perugia è l'occasione, quindi vai a tirare al percorso verde, a Pian di Massiano. Sì, a Pian di Massiano, sì, là. Dove c'è il campo, ricordiamo, di tiro con l'arco, poi parleremo anche di impiantistica con il presidente Sensi. Allora, l'arrivo tuo al tiro con l'arco, questo lo voglio sapere un po' da tutti. Da cosa parte questa passione? Perché poi comunque quando si arriva a certi livelli la passione c'è sicuro. Allora, è stato un po' per caso, perché comunque a me mi ha fatto appassionare un mio amico, che poi un mio altro collega, Matteo Santi, che abitando vicini, lui ha detto, mi ha fatto una volta, guarda Francesco, ho iniziato a tirare con l'arco, mi ha fatto dell'arco e niente, mi sono appassionato, ho iniziato a tirare. Poi vabbè, più sì, all'inizio un po' per gioco, e poi magari quando le cose si iniziano a fare serie serve sempre un po' più impegno per andare avanti, e quindi ho deciso di mettermi sotto e di affrontare questa strada. Di affrontare quindi... quanti anni sono che tiri con l'arco? Sono 7 anni. Sette anni. In cosa, ecco, descrivici tu, intanto sei con la Nazionale Azzurra, che categoria? Juniores. Olimpica. Nazionale Azzurra Juniores. Ecco, descrivici una tua giornata tipo, ecco, nel senso, diciamo una settimana tipo, quanto ti alleni, quanto è l'allenamento sul campo da tiro, se c'è un allenamento credo di sì anche al di fuori per la preparazione atletica. Ecco, descrivici un po' la tua settimana tipo da appassionato e da tiratore con l'arco. Allora, vabbè, naturalmente i giorni non sono molto diversi, perché comunque si fa sempre quello, no? Ci si sveglia presto la mattina, verso le 8, si fa una colazione, si va a fare allenamento. La mattina io di solito non esagero mai, mi alleno intorno alle 2-3 ore, ma con poca densità di frecce. Allora, poi il pranzo, poi quando sono verso le 2:30-3 si ritorna giù al campo, e io, perché personalmente ho la fortuna di abitare in campagna, quindi posso tirare a casa, quindi sì. E quindi verso le 2:30-3 ritorno al campo, e lì si intensificano un po' le frecce, e si aumenta un po' il numero di ore di allenamento, forse arrivo torno alle 3:30-4 ore di allenamento al giorno, ma e questo comunque tutti i giorni. Poi
il pomeriggio, più un paio la mattina. Quindi 5-6 ore al giorno di allenamento, sì, ma personalmente, perché non andando a scuola, ho deciso di dedicarmi il massimo a questa cosa. Sì. Però probabilmente per arrivare a certi livelli ci vuole questo, ci vuole anche tanta passione e tanto spirito di sacrificio. Questo sicuro. Sì, anche perché avendo 19 anni, il sabato sera io non vado a ballare. Magari i miei amici mi dicono andiamo qua, andiamo là. Io domenica devo andare alla gara, quindi no. Già, perché poi, come al solito, ci si allena durante la settimana, la domenica c'è la gara. E quindi, insomma, un impegno, preparazione atletica, sta roba qui. Preparazione atletica, sì. Cioè, io personalmente faccio un po' di cicletta, un po' di cardio e qualche esercizio di mantenimento muscolare con degli elastici e con la fitball, ma non faccio proprio palestra. E poi c'è anche una piccola parte psicologica con mental coach, che aiuta per preparazione delle gare, non solo quella fisica, perché anche quella mentale nel tiro con l'arco è molto molto importante, forse anche più dello stesso gesto del tirare. Certo, sì, questa sì, sicuro. No, abbiamo subito scoperto che per essere bravi anche a tirare con l'arco ci vuole impegnare tutti i giorni, magari a mattina anche pomeriggio. Sentiamo un po' se lo stesso discorso è per Giovanni Abbati, anche tu della Società Perugia. La domanda intanto, quanti anni sono che tiri con l'arco? Microfono vicino e la voce un po' più alta. Sì, questo diciamo è l'ottavo anno che tiro. Che tiro con l'arco? Sì. Che categoria sei tu? Sono juniores, questo è il secondo anno da junior e il prossimo sarà l'ultimo e poi si passerà alla categoria superiore, quella senior. Quindi vai, certo. Convocazione in nazionale da quanto? Io sono nei gruppi nazionali da 2 anni, questo è il terzo, dal 2017, e la mia prima convocazione è stata a Maratona per l'Europeo a Maratona in Grecia. Anche per te, come per Francesco, giornalmente ti alleni magari anche mattina e pomeriggio? No, la componente dell'allenamento è sicuramente importante, però la mattina andando a scuola mi è difficile. Però il pomeriggio sì, 3 o 4 volte alla settimana. Io credo che il numero di ore non sia relativo, perché non importa tanto la quantità di frecce tirate o la quantità di ore di allenamento quanto la qualità. E magari una freccia o 10 frecce tirate al massimo, e credo che valgano più di magari un'ora d'allenamento. Ecco, successi importanti? A parte i campionati italiani, nella mia prima trasferta ho vinto sia individuale sia nel mixed team con Elisa Roner e poi nella trasferta successiva a Poreci in Croazia, sempre un terzo posto mixed team. E poi anche l'anno scorso a Rovereto un primo posto a squadre e un secondo posto sempre a squadre, sempre in Grecia, a Patras. Su un torneo internazionale parliamo? Sì, europeo. Europeo. Scusa, torniamo un attimo a Francesco, perché non ti ho domandato a te i successi che hai avuto, i piazzamenti importanti. Allora, io purtroppo di gare internazionali ancora non ne ho fatte. Ah, ecco. Ma vabbè, diversi campioni degli anni a squadre, sono arrivato secondo sia alla Coppa delle Regioni sia a un campione italiano quando ancora però ero allievo, e ultimamente l'ultimo più recente è stato l'oro con la squadra olimpica campione italiano indoor. Certo, bene. Io ridarei un attimo il microfono a Franco Senzi, anzi a lui lo teniamo fisso con il microfono, facciamo girare gli altri due. Ecco, abbiamo parlato con due ragazzi che addirittura Francesco si allena proprio da grande professionista, però insomma anche Giovanni, sono due ragazzi che comunque la voglia ce la mettono, quindi
avranno sicuramente anche un futuro a questo punto. Sì, diciamo di risultati, chiaramente. Sì, diciamo che magari per chi non è esperto del tiro con l'arco sembra che questi due discorsi non coincidano. Sì, è vero. Bisogna dire anche che Giovanni tira con un tipo d'arco che è il compound, arco a cui serve forse meno quantità di frecce ma una qualità mentale superiore. Francesco tira con l'olimpico, quindi per tirare con l'olimpico serve anche uno sforzo fisico superiore al compound, quindi ecco perché magari uno ha più bisogno di allenamento rispetto all'altro. E io infatti volevo arrivare qui. Il tiro con l'arco sono due o tre specialità diverse, no? Diciamo che le tre allora, diciamo che il tiro con l'arco si divide in compound, arco olimpico, quindi chiaramente olimpiadi, e arco nudo. E arco nudo. Poi nell'ambito di queste tre specialità abbiamo il tiro di campagna, che adesso non sto qui a spiegare, comunque salita, discesa, eccetera. Abbiamo il targa, che in pratica la disciplina olimpica, si tira a 70 metri. E qui ci vuole un campo da tiro preciso. Esatto. E l'indoor, che si tira a 18 metri e che è la specialità, diciamo, che nel tiro con l'arco ha il maggior numero di praticanti. Perché l'indoor, esatto, perché nell'indoor partecipano sia l'arco nudo, sia l'olimpico, sia il compound. Per esempio sul campagna partecipano tutti e tre, nel targa partecipa soltanto l'olimpico e il compound. Ecco, sono diversi gli attrezzi dai tre tipi? Decisamente, cioè l'arco nudo, diciamo l'arco nudo, l'olimpico è l'arco vestito, nel senso che all'arco nudo viene applicato la stabilizzazione, il clicker e il mirino. Il compound è completamente un altro genere. Funziona con le carrucole, quindi ha una precisione elevatissima, ecco perché Giovanni parlava di concentrazione, perché il compound ha delle medie di realizzazione del centro altissime e quindi da lì viene fuori non tanto la quantità ma la qualità del tiro. Ecco, però a questo punto mi viene di fargli anche una domanda anche a loro, perché siccome sono bravi non scelgono tutti l'olimpico, magari sognando le Olimpiadi, perché appunto l'arco olimpico, ecco, secondo te le scelte, siccome che chiaramente ci sono in tutte e tre le categorie gli atleti, qualcuno rinuncia a priori a partecipare alle Olimpiadi oppure? Diciamo che il cammino di tutti questi arcieri inizia con l'olimpico. Ecco. Poi chiaramente non tutti riescono in quella specialità ad avere i risultati che magari possono ottenere nell'arco nudo, nel compound. Quindi iniziamo tutti con l'olimpico e poi andiamo chi va a sinistra. Chiaramente per l'arco nudo e il compound ci sono i campionati europei, no? Le manifestazioni sono le stesse. L'unica cosa, come è la parola stessa, olimpica. L'Olimpiadi è solo per l'olimpico. Oh, adesso andiamo un attimo da Francesca Micheli, al microfono vicino. Francesca Augusta Perusia, non guardare me, ma lì c'è due telecamere che ti inquadrano. Allora, tu che arco sei adesso? Io come Giovanni appunto tiro con il compound. Con il compound? Sì. Hai iniziato con l'olimpica anche tu? Sì, e precedentemente tiravo con un'altra società. Però poi ho fatto il cambio e appunto sono passata con l'Augusta Perusia. In nazionale che categoria sei? È juniores da quest'anno e sono 2 anni, questo è il secondo anno. Scuola? Linguistico, liceo linguistico ancora. A Perugia? Sì. Sei perugina? Sì. E perché la scelta di tirare con l'arco? Questa passione è nata tipo 6 anni fa quasi, che tramite una scommessa fatta, che poi ha avuto i suoi frutti. L'obiettivo stagionale, gli obiettivi futuri, ti piace tirare con l'arco? Quali sono i tuoi tipi di allenamento? Ecco, un po' io mi alleno 2 o 3 volte a settimana per altri impegni scolastici e altri impegni, e quasi 2 o 3 ore a settimana. Ti alleni? Sì. L'obiettivo futuro qual è?
continuare comunque a tirare con l'arco. Però magari puntare sempre più in alto in qualche modo. Successi in carriera? No, però l'anno scorso ho fatto l'Europeo a Rovereto. Sì. E basta. E quindi basta. Disputare un campionato europeo già è un grande risultato. Laura Baldelli invece, anche lei nazionale. Che categoria, Laura? Senior, sono in nazionale campagna, tiro di campagna e tiro con l'arco olimpico. Allora, tu hai da raccontarci invece qualche bella storia, qualche bel successo, no? Sì, io sono 15 anni che tiro, dall'estate del 2004. All'inizio, dopo qualche anno, sono stata convocata nella nazionale giovanile e ho partecipato a due trasferte, di cui nella prima abbiamo vinto con la squadra, con altre due ragazze, il bronzo a un campionato europeo giovanile. Successivamente ho partecipato come nella classe juniores a un campionato mondiale tiro di campagna a Zagabria, a cui sono riuscita a conquistare il bronzo individuale. Successivamente, due anni dopo, nella categoria seniores, sono riuscita a qualificarmi al campionato europeo e anche lì ho vinto il titolo, il terzo posto individuale. E quindi sono tre anni che sono in nazionale campagna. Ma il sogno delle Olimpiadi c'è sempre, no? Sì, diciamo che sono un po' lontane, però in questo momento mi sto impegnando per accedere alle Universiadi, che sono praticamente dei campionati, insomma, delle Olimpiadi per universitari, certo. Esattamente. Questa sarebbe la mia ultima possibilità, quindi spero di riuscire a qualificarmi e appunto partecipare. Quindi studi, no? Sì, ho finito, mi sono laureata l'anno scorso, laurea magistrale, sì, in matematica, e adesso sono al primo anno del corso di dottorato qua a Perugia. Vabbè, insomma, Presidente, adesso bisogna dire, Laura è brava nel tiro ma anche brava a scuola, no? Quindi... No, lei è un esempio da seguire, sia per impegno nell'arco e sia come impegno nella scuola, quindi questi ragazzi e anche chi ci vede a casa la dovrebbero prendere come esempio. Ah, sicuramente. Vabbè, però, insomma, anche per te oramai il tiro con l'arco fa un po' parte della tua vita, no? Ormai è una parte molto importante della mia vita e diciamo che il segreto in tutti questi anni per riuscire entrambe le parti è stato appunto il sapersi organizzare, quindi riuscire a conciliare lo studio, che comunque è molto importante, insomma, avere anche un futuro non solo sportivo ma dietro, e riuscire a incastrare anche insomma tante ore di allenamento, magari anche qualche ora di palestra per insomma rafforzare il fisico, anche perché il tiro con l'arco, essendo uno sport abbastanza sedentario, ha bisogno anche di un sostegno, ecco, in questo senso. Assolutamente. Vabbè, questo sicuramente il tuo allenamento, ecco, per te anche la descrivici un po' la tua settimana, no? Allora, la mia settimana tipo è divisa tra università, la mattina e a volte anche il pomeriggio, e il campo da tiro, cui riesco ad allenarmi due o tre volte a settimana e quasi ogni domenica, a poter fare una gara che sia tiro di campagna o anche targa a 70 metri. Quindi ecco, 3-4 volte a settimana riesco a prendere l'arco in mano per tirare qualche freccia. Sentiamo un po' la settimana tipo di Chiara Benedetti, anche i segreti, no? le aspirazioni di Chiara. Allora, beh, le aspirazioni sicuramente quest'anno per me, che faccio parte sia della nazionale tiro di campagna che della nazionale 3D, sono l'Europeo in Slovenia e il campionato del mondo 3D in Canada, e sicuramente è un grande sogno. E, io cerco di allenarmi il più possibile, ovviamente
praticamente tutti i giorni. Dove ti alleni? A Gubbio. A Gubbio. Cioè avete un campo? Abbiamo il campo, sì. La palestra al chiuso e il campo di tiro all'aperto. E differenzio gli allenamenti, alcuni giorni punto sulla quantità di frecce, quindi cerco di tirare magari 300 frecce per allenare la muscolatura, certi giorni invece mi concentro più sulla qualità e quindi tiro un minor numero di frecce tirate meglio, diciamo, quindi con lo scopo di tirare bene e vedere le frecce, certo, entrare nel bersaglio. Qualche risultato importante? E allora, io ho vinto 4 campionati italiani, sono 6 anni che tiro con l'arco, quindi insomma non è, una cosa da poco, titoli, assolutamente. Quattro titoli tricolori. E ho partecipato a 2 campionati del mondo tiro di campagna, a Dublino in Irlanda nel 2016 e l'anno scorso, 2018, a Cortina d'Ampezzo. E sempre l'anno scorso all'Europeo 3D, campionato europeo 3D a Göteborg in Svezia. In Svezia, quindi abbiamo un'altra campionessa, no, presidente? Insomma, qui tutti comunque forti, questo è sicuro, perché altrimenti non sarebbero in nazionale. Poi c'è chi si è elevato un po' di più, chi si eleverà, perché ancora sono molto, molto giovani, no? Quindi di qui abbiamo. Ma con Laura vi scontrate qualche volta? No, perché fortunatamente, perché lei tira con l'arco olimpico e io tiro con l'arco nudo, quindi siamo due specialità diverse. Sì. Quindi, al massimo possiamo fare squadra insieme, ma non una contro l'altra. Vabbè, quindi squadre siete fortissime, no? Sì. Quando fate. Ma fortunatamente, perché Laura è forte davvero, insomma. Perché l'arco olimpico, diciamo, è, adesso passatemi il termine, più semplice dell'arco nudo, così come il compound è più semplice dell'arco olimpico. La differenza sta nel fatto che per essere bravi, quindi per raggiungere alti livelli, i punteggi sono sicuramente molto diversi. Quindi ci sono quasi un centinaio di punti tra un arco nudo e un arco compound, per esempio. Quindi, insomma, anche loro, presidente, sono condizionati da scelte relative anche al tipo, appunto, di attrezzo. Sì, certo. Chiaramente il compound è l'arco più performante, l'olimpico lo segue subito da vicino, l'arco nudo è un tiro un pochettino più istintivo, quindi chiaramente come punteggi e come situazione di tiro è chiaramente il più penalizzato. Però ognuno poi gareggia nella propria categoria, quindi emergere o vincere nella propria categoria è sempre bello. È sempre importante. Allora, adesso qui abbiamo un ragazzo, Matteo Seghetta, Marcieri Barbacane, Città della Pieve. Tra l'altro Città della Pieve ha una bella tradizione nel tiro con l'arco, no? Sì. Arcieri, tu quanti anni hai? Io ho quasi 16 anni. 16 anni. Quindi sei allievo adesso? Sì, sarei allievo, però nei gruppi nazionali sto da junior. Partecipo, quindi come junior, sei in nazionale come junior? Sì. Carriera, risultati in carriera? Ma no. Ancora no? Ancora no. Però è certo, già gareggi con gente molto più esperta di te. Com'è che ti sei avvicinato all'arco, al tiro con l'arco? Beh, diciamo, io già ho iniziato con mio babbo a tirare così con l'arco. Poi dopo alla nostra società mancava un ragazzo per, diciamo, fare la squadra agli italiani, e allora ho provato così a entrare nella società e abbiamo fatto la squadra e così ho iniziato. Quindi hai iniziato, quanti anni sono? 4. 4 anni. E partecipato a qualche campionato? Sì, beh, certo, sì, visto che sei nel mirino della nazionale, ovviamente. Qual è la tua specialità? Arco nudo. Arco nudo? Sì. Arco nudo. Abbiamo qui questa signorina, Giulia Rossi. Giulia Rossi, da Terni, no? Sì. Arcieri Tirus, anche la Tirus è una polisportiva, se non erro, no? Sì, però noi non facciamo parte della polisportiva. Noi non fate parte? Siete comunque, avete una squadra? Sì, la società si chiama Arcieri Tirus. Arcieri Tirus. Anche tu sei giovanissima. Sì, ho quasi 16 anni. Quasi 16 anni. Sei in nazionale anche tu con L'arco olimpico. Con l'arco olimpico. Nella nazionale targa giovanile. Quindi nazionale giovanile
non juniores. No, sono allieva. Tu sei allieva, quindi arco olimpico, presidente. Allora, lei invece già punta alle Olimpiadi, come la certo, lei il suo obiettivo dovrebbe essere quello, poi si realizzerà o meno, quello dipende da lei. Certo, allora ti trovi, quindi con l'arco olimpico ti trovi bene, insomma, via. Sì, sì, ho sempre tirato arco olimpico da quando ho iniziato. E ti alleni, quante volte ti alleni? Mediamente tra le 3 e le 4 volte a settimana, perché devo conciliare l'impegno scolastico del liceo scientifico. Ecco, fai lo scientifico a Terni comunque. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che il pomeriggio, no? È il giorno più... Sì, ovviamente il pomeriggio, poi magari durante le vacanze posso riuscire, diciamo, ad allenarmi anche alla mattina. Anche la mattina, ecco, credo che sia importante anche le ore, no? Di allenamento, le ore come in tutte le cose, no? Si prende... Sì. Tu sei arrivata al tiro con l'arco così come... Beh, diciamo abbastanza per caso, dato che quando frequentavo la quinta elementare un istruttore di tiro con l'arco era venuto a proporre alla scuola un corso durante le ore di scienze motorie, e quindi mi sono avvicinata al tiro con l'arco attraverso questo corso a scuola. E poi non hai smesso più, chiaramente. No. Non hai smesso più. Nazionale da quanto tempo? Da quest'anno. Da quest'anno. Quindi sei una fresca in maglia azzurra. Gare? Risultati? Nel passato ho avuto risultati, diciamo, a livello italiano, piazzamenti campionati italiani e alla Coppa Italia Centri Giovanili, che è una gara che si fa in squadra rappresentando la società. Certo. Allora, abbiamo un po' davvero conosciuto questi 7 atleti del nazionale azzurra di tiro con l'arco, che si cimentano nelle varie 3 discipline, nei vari 3 attrezzi: compound, nudo e arco olimpico. Abbiamo scoperto che non è necessariamente non hanno necessariamente la predisposizione magari per l'arco olimpico, però continuano a gareggiare uguale perché comunque ci sono sempre gare ad altissimo livello. Certo, diciamo che la scelta del proprio attrezzo, come dicevo prima, iniziano tutti con l'olimpico, perché è la scuola del tiro con l'arco. Acquisisci i movimenti, la mentalità per tirare poi con l'arco. Poi se quell'arco, con quell'attrezzo non riesci a esprimere il tuo potenziale, chiaramente puoi tentare un'altra strada. E a volte è successo, anzi più di una volta è successo, che cambiando, essendo arrivato a un certo livello con un tipo di arco, cambiando l'arco, cambiando quindi l'attrezzo, si ottengono dei risultati molto superiori a quello che uno si era prefisso con l'arco precedente. Quindi a volte il passaggio classico, diciamo, il più che è fra l'olimpico e il compound, a volte con l'olimpico uno riesce a fare dei risultati buoni ma non ottimi, passando al compound, come è successo a alcuni di loro, arrivano in nazionale. Quindi la scelta, diciamo, dell'arco viene fatta in fase successiva, dopo aver tirato almeno 2 o 3 anni. Però il discorso è che dovrebbero tutti iniziare dall'arco olimpico, anche se poi c'è una scuola di pensiero che chiaramente dice dovresti scegliere prima e quindi iniziare magari subito col compound o iniziare subito con l'arco nudo, però non è, secondo me non è una situazione tecnicamente bella. Secondo me tutti dovrebbero iniziare dall'olimpico, tutti dovrebbero coltivare il sogno dell'Olimpiadi in primis, e poi chiaramente se all'Olimpiadi ci vanno 3 persone e quindi chiaramente la selezione è non altissima, di più. Non è che la FITARCO porta all'Olimpiadi 20 persone come in altri, magari in altri sport. Qui anche le medaglie sono poche, quest'anno è stata aggiunta
per Tokyo 2020 il mixed team, quindi abbiamo un'altra medaglia dove lottare, se no le medaglie erano soltanto una squadra maschile, una squadra femminile, individuale maschile, chiaramente parlo dell'oro, individuale maschile, individuale femminile. Quindi adesso, c'è il mixed team in consensing, qual è la differenza? Un uomo e una donna sommano i punti e quindi viaggiano a squadra mista. Squadra mista. È la specialità nuova in cui la War Archery si sta impegnando, e la Fitarco è andata dietro a ruota, e quindi alle prossime Olimpiadi ci sarà anche questa situazione. Ecco, parliamo un po' dell'impiantistica. Io, intervistando i presidenti delle varie federazioni, hanno tutti sempre qualche problema, no? Sul fatto dell'impiantistica. Ecco, qui in Umbria come andiamo? Allora, diciamo che noi sotto questo punto di vista, tra virgolette, siamo abbastanza fortunati, perché la stagione invernale la facciamo indoor e ci avvaliamo delle strutture tipo palazzetti, palestre, che sono comunque non del tiro con l'arco ma di tutti. Per quanto riguarda la stagione estiva, chiaramente, come diceva prima Francesco, io abito in campagna, ho 70 metri, tiro anche su un campo, e quindi tecnicamente si può riuscire a fare tiro con l'arco in proprio, diciamo. Però ci sono diverse società, tra cui la Gusta Perusia, tra cui gli arcieri Città di Terni, Tirius, arcieri Roccaflea, Città di Castello, che magari non sono rappresentate qui perché non hanno elementi che fanno parte dei gruppi nazionali, ma che comunque operano sulla regione e nel tiro con l'arco, che hanno a disposizione degli impianti per tirare a 70 metri, perché nel targa si tira a 70 metri. Alle Olimpiadi 70 metri, è fisso la distanza? La distanza è fissa, 70 metri, bersaglio che potrebbero eliminare tanto spazio, perché tanto se vuoi vincere devi tirare solo esclusivamente nel giallo, anche se il bersaglio è da 122 centimetri, in realtà tutto il resto è noia, eh sì, questo è vero. E beh, no, poi tra l'altro anche questo è uno sport dove l'attimo, no? Cogliere l'attimo, come si dice, fuggente, perché basta un millimetro, due millimetri e ti puoi compromettere una gara. C'è anche un po' la componente anche della fortuna, come in tutte le cose. La fortuna, che poi uno dice sempre che aiuta gli audaci, quindi lasciamola da parte. Però quello che posso dire come messaggio è che nel tiro con l'arco si dice sempre che 10 lo possono fare tutti. Dover far 10 lo fanno in pochi. Nel momento in cui è richiesto di farlo, perché ti giochi una medaglia d'oro, un'Olimpiadi, è lì che diventa un scalare l'Everest. Se no, tutti gli arcieri riescono a fare un 10. Riescono a fare un 10 tutti. Laura, quante volte hai fatto questo 10? Tante volte l'ho fatto e altrettante l'ho mancato, ma il gioco è questo, no? Quindi anche dagli errori uno, certo, impara, e impara tante cose da usare per la prossima occasione. Assolutamente. Quante società abbiamo in Umbria, Presidente? Allora, diciamo, a livello di società non siamo tanti, perché poi le società vengono, diciamo, in un luogo ce n'è soltanto una. Quindi abbiamo 14 società in Umbria, dislocate nelle maggiori città. Le uniche due carenze che abbiamo e che non riusciamo a sopperire è una società che prima esisteva e che poi è sparita, a Foligno, che c'erano gli arcieri dei Trinci, mi sembra. A Foligno, è possibile, dei Trinci. Che non ci so più. E un'altra zona in cui non riusciamo a coprire è Orvieto. Orvieto. Sono le due realtà importanti dell'Umbria in cui non riusciamo a trovare una collocazione, perché serve l'appassionato. Ipotesi, faccio così,
se uno di loro si trasferisse da Perugia o da Terni a Orvieto, potrebbe benissimo iniziare il movimento. Però serve qualcuno che inizi, e quindi lì è difficile trovare. Lì è più complicato. Abbiamo sentita poco Francesca Micheli, torniamo un attimo a te. No, per capire se nel vostro sport, di solito in tutti gli sport c'è l'atleta, no, che ti fa sognare, no, vorrei diventare come quell'atleta, che magari lo vuoi somigliare anche sul piano tecnico, no? Tu hai un atleta principalmente, quale vorresti essere come lui, insomma? Non penso. No. Però ci sono molti atleti americani, sloveni che mi piacciono, cioè mi piacciono tanto. Che sono parecchi. Che sono anche forti, insomma, sì. Quindi Stati Uniti e Slovenia, tu dici sono? Beh, principalmente sì. Sono i paesi più forti? Beh, il paese più forte in assoluto è la Corea. La Corea, i coreani sono arcieristicamente i più forti. Hanno, per loro è uno sport nazionale, come per noi il calcio, e quindi hanno una cultura, una tradizione che li porta a essere i migliori al mondo. Subito dopo chiaramente gli Stati Uniti, ma negli ultimi anni il tiro con l'arco sta diventando veramente globale. E ogni anno escono fuori delle realtà, oltre a tutti i paesi legati alla Russia, quindi vicino alla Corea, vengono fuori per esempio anche il Messico. Il Messico sta diventando una realtà importante. Quindi chiaramente quando lo sport diventa globale, come lo sta diventando il tiro con l'arco, poi vincere diventa ancora più difficile. Se prima era difficile, andando avanti il tempo è ancora più difficile. Cioè, diciamo, c'è più ad alto livello, arrivano. E il discorso bisogna è questo. Fare più 10. Esatto. Insomma. I coreani che hanno fatto la storia del tiro con l'arco, chi ha tirato magari diventano tecnici, poi chiaramente diventano tecnici come lo abbiamo avuto anche noi in Italia anni or sono, diventano tecnici del Messico, diventano tecnici della Thailandia, e quindi poi l'esperienza del tecnico permette la crescita dell'arciere, anche perché poi sono i numeri. Qui non devi fare una squadra di 22 persone, qui devi fare una squadra di una persona che è individuale. Quindi tecnicamente in Messico o in qualsiasi altro paese del mondo basta che uno diventa forte, anche se non è questa la politica che segue la federazione. Tesserati più o meno quanti siete? Tesserati quest'anno in Umbria 540 all'incirca, 540 persone che ufficialmente che tirano. Che sono tesserati alla FITAR e che poi fanno anche gare, insomma. Chiaramente qualcuno magari di questi 540 non fanno gare, però siccome per accedere alle palestre e per accedere ai campi di tiro devi essere tesserato, quindi devi fare per forza la tessera della federazione. Poi non è detto che tu te la senti di entrare in competizione, potrebbe essere una tua passione, ti piace tanto tirare con l'arco ma poi magari non fai gare, quindi c'è una diversa interpretazione. 350 di questi iscritti o 400 fanno le gare, 150 o 200 non fanno. Lo praticano gare. Per divertimento, esatto. Che è già una buonissima cosa, anzi direi che la prima cosa nello sport è divertirsi. Tu Francesco ti diverti ovviamente quando... La prima cosa è il divertimento, se manca quello manca tutto, anche soltanto perché sì, la passione può esserci, ma la passione viene dal divertimento, perché comunque, cioè, come ho detto prima, io mi alleno tanto, se non facendo questo non mi divertissi non ce la farei. Anche per te Giovanni è uguale? Per me sì, vale lo stesso concetto, la passione fino a un certo punto, perché la passione dopo va alimentata con qualcosa, e se quel qualcosa non lo trovi nemmeno nel divertirti in quel che fai, dopo diventa difficile diventa andare avanti. Diventa anche certo. Certamente. Allora, Francesca, tu invece quanti 10, no a scuola, quanti 10 sul bersaglio? Quanti, cioè diciamo
quanti ne sono serviti? No, ogni tanto ce ne facciamo il 10, sì. Sì, sì. Come diceva il precedente, 10 lo fanno tutti, però la gara quanti, allora, quanti una tiri sono? Una gara indoor a 60 frecce. 60 frecce. Quindi un punteggio massimo di 600 punti, che vale per tutte e tre le specialità. Nel campagna tu tiri 3 frecce su 24 paglioni, quindi fai 72 frecce. E nel targa tiri 12 volè da 3 frecce, 36 frecce, o 36 o 72, a secondo la tipologia della gara. È faticoso tirare l'arco, no? Tendere l'arco? Beh, ci vuole tanta forza, cioè la maggior parte delle volte sì, comunque se non si è allenati sì. Ecco. Quando c'era Robin Hood era forte, lui ci ha costruito la leggenda, no? Adesso scherziamo, però in effetti, no? Il tiro con l'arco, come altri sport, vengono anche creati dalle leggende, dai momenti storici, dove per esempio l'arco era uno strumento di guerra determinante, no? Parliamo certamente del Medioevo, andando anche indietro. Quindi diciamo, anzi, forse l'arco è stato uno dei primi, forse il primo strumento, quasi il primo strumento di caccia. Adesso non voglio confondermi troppo con la storia perché si rischia di sbagliarsi, però insomma c'è questa primordialità dello sport. Ecco, questo secondo te ti ha influito anche, perché uno se lo deve sentire dentro, no? Cioè, almeno per quanto riguarda me, non penso. No. Quindi tu tiri con l'arco, ma non è che hai pensato di colpire qualcuno, insomma, con l'arco, magari no. Che ti sta poco simpatico. Ovviamente ci scherziamo un po' su, e invece anche Laura la spinta, no? Cosa si prova quando si tende l'arco? E cosa si prova quando la freccia va sul 10? Sul 10. Quando io dico sempre che l'arciere appena sgancia la freccia, quindi appena lascia la corda, insomma con la presa, già sa dove andrà la freccia, già sa, quindi si sente subito se andrà bene sul 10 o se andrà male. Quando va bene ti senti orgogliosa. Certamente. Anche per Chiara è così, no? Sì, sicuramente. Quando si riesce a fare quello che si vuole fare, come diceva Franco, fare quel 10 quando serve quel 10 è... Quindi l'ispirazione storica c'entra fino a un certo punto. Sì, sì. Beh, vabbè, siamo cresciuti tutti, penso, con i cartoni animati di Robin Hood, quindi insomma, personaggio lo conosciamo. Sì, ma poi Robin Hood, cartone animato, ma anche... personaggio, leggenda un po', no? Sì, di un certo periodo, certo. Storico, quindi sicuramente questo secondo me incide ancora, sì, forse sì. Incide anche. Sì, sì. Io personalmente sono della generazione Signore degli Anelli, per cui io erano un po' questi personaggi, però è nata un po' da lì la passione. Però siamo lì. E Matteo, anche per te... hai pensato, insomma, a tirare con l'arco, che è uno sport che viene da una storia, no? Sì, però... Cioè che è stato utilizzato per, appunto, per le battaglie, per, anche per, diciamo, l'evolversi anche, no, di quei periodi. Beh, no, non ci ho mai pensato. Cioè, quindi tu, giustamente, ti piace... Sì, mi piace, sono appassionato, però non ci ho mai pensato che, diciamo... Che ecco, che questo chiaramente, in effetti, l'accostamento è forse magari sotto certi aspetti un po' forzato, ma ci potrebbe stare. Adesso andiamo alla nostra Giulia. No, per quanto riguarda l'aspetto storico, essenzialmente l'ho studiato per gli esami di terza media perché ho approfondito l'argomento, diciamo, ecco, per affrontarlo all'esame. Ma prima di quel momento non avevo mai pensato. Quindi tu hai all'esame di terza media
insomma, approfondito l'argomento storico di quel periodo? Sì, diciamo le origini del tiro con l'arco, che erano essenzialmente legate alla caccia, e poi l'uso in guerra fino all'avvento della polvere da sparo. Ecco, vedi che siamo riusciti a collegarlo con la storia. Giulia l'ha collegato addirittura facendosi l'esame di terza media. No, ma questo è interessantissimo. Bene ragazzi, io vi ringrazio il presidente Sensi, che abbiamo chiuso questa piccola conoscenza. Io direi, poi tanto adesso con il presidente ci teniamo in contatto e durante la stagione magari questi ragazzi li riportiamo, magari si fanno anche fatto anche qualche bel risultato. E questo è quanto. Li intervistiamo con le medaglie. Questo e sono convinto che torneranno con le medaglie. Allora, questi sette ragazzi qui sono tutti sette in nazionale. Sì, prego. E Matteo Santi, sì. Qui abbiamo otto giovani in Umbria che stanno stabilmente, diciamo, oramai nelle nazionali di tiro con l'arco, o giovanili o addirittura senior, come appunto Laura Baldelli e Chiara Benedetti, stanno nella nazionale senior perché sono nati qualche anno prima, poco, perché sono estremamente giovani ed estremamente brave. Vi ricordo lo Sport Incontri tutte le sere, seguiteci dalle 23 alle 24, dal lunedì al sabato parliamo di sport. Il sabato è una serata un po' particolare perché parliamo anche di libri legati allo sport, ma anche alla cultura e all'arte e che, perché no, qualche volta anche alla cucina, soprattutto regionale. Questo è perché anche l'alimentazione è un fatto importante per lo sport, per l'attività sportiva. Noi quindi tutte le sere dalle 23 alle 24, canale 11, la replica il giorno successivo alle ore 12.30, sempre il canale 11, alle 18.15 invece il canale 111. Durante la messa in onda funziona uno streaming con www.trgmedia.it, con lo stesso indirizzo email potete rivedere le trasmissioni anche a distanza di tempo. Funziona la pagina Facebook, speriamo che vi collegate con la nostra pagina Facebook dicendo anche le vostre impressioni, e quindi sperando di riavervi qui con il presidente Sensi con una bella stagione, visto che adesso viene l'estate, quindi saranno le gare all'aperto, non quelle indoor, quindi si tirerà un po' più distante, e però probabilmente vi divertirete anche di più. Grazie e buonanotte a tutti.